Ciao, sono Luca Viscardi, eccoci alla presentazione di questo Galaxy Z Fold 2, prodotto bellissimo. Dentro la confezione si trovano le istruzioni su come trattarlo bene, il telefono ovviamente in tutta la sua bellezza con questo meraviglioso nuovo schermo frontale, la spiegazione di quelli che sono i servizi premium, le cuffiette, ma qui si peggiora perché prima c'erano le Galaxy Buds Live, adesso invece ci sono, scusate, le Galaxy Buds, e adesso invece ci sono delle cuffiette normali, il cavo con due connettori USB Type-C e poi il caricatore da viaggio. Questa dunque la confezione che troverete acquistando questo prodotto. La bellezza è indubbia, grande schermo esterno, 6,2 pollici, praticamente uno smartphone normale, uno spessore che è inferiore rispetto al primo modello, dei dettagli invece che insomma lo ricordano da vicino, una cerniera su cui sono state fatte delle modifiche di cui poi parleremo, e anche uno spazio, quello che rimane quando il telefono è chiuso, che è leggermente inferiore. Sul retro, blocco delle fotocamere come quello del Galaxy Note 20 e poi questo enorme display da 7,6 pollici che sarà un piacere da usare soprattutto con le nuove soluzioni di multitasking e di più finestre allineate che sono state realizzate per questo smartphone. Ci sono delle caratteristiche molto interessanti ovviamente che partono anche dall'upgrade tecnico, tre sensori da 12 megapixel sulla parte posteriore, sensore delle impronte digitali sul pulsante di accensione. All'interno del telefono non c'è più il notch che era presente in passato, c'è una sola fotocamera che è il buchetto nel display da 10 megapixel. Un telefono con uno Snapdragon 865 Plus all'interno e 12 giga di RAM. Molta attenzione è stata fatta sul tema dello schermo flessibile e anche quello della cerniera. Allora, viene usato un vetro sottile meno di un capello, un vetro in grado di piegarsi con una flessibilità estrema, ma per realizzare lo smartphone non basta ovviamente una soluzione di quel genere, si è dovuta combinare la flessibilità con la rigidità necessaria perché l'usabilità dello schermo sia adeguata. Ed è per questo che sono stati utilizzati più strati che sono stati sovrapposti, che arrivano a dare una percezione al tocco che è praticamente identica a quella di un display, diciamo, di uno smartphone tradizionale. Un lavoro incredibile fatto da Samsung anche sulla cerniera, perché la sua durata nel tempo sia garantita, ma soprattutto perché non ci sia il passaggio di polvere e di altri materiali. La cerniera intanto non è più aperta o chiusa, ma anche tutta una serie di posizioni intermedie, per cui ad esempio si può usare il telefono leggermente aperto per godere di contenuti multimediali con lo schermo esterno, come vediamo ora. 6,7 pollici nello Z Flip, 7,6 invece in Z Fold 2, come detto molto importante soprattutto per il multitasking. La cerniera, oltre ad avere questo fatto di potersi fermare anche a livello intermedio, ha una protezione che è un'idea che viene da un aspirapolvere, no? L'aspirapolvere, per raccogliere i materiali, le particelle, ha questa particolare soluzione. Ebbene, lo stesso materiale che viene usato per le spazzole di alcuni aspirapolveri di Samsung è stato inserito nella cerniera, in modo tale che nessun elemento di polvere, di sporco potesse entrare nel telefono in alcun modo. E questa è la meraviglia che ne risulta. Galaxy Z Flip 2, che poi è Galaxy Z Fold 2, che arriverà anche in una versione Thom Browne Edition, più costosa, con una livrea speciale, in una confezione da sogno praticamente, perché ci sarà questa versione dunque personalizzata Thom Browne New York anche nell'interfaccia, ma oltre al meraviglioso Galaxy Z Fold 2 nella confezione ci sarà anche il Galaxy Watch 3 nella versione Thom Browne, e se non bastasse ci saranno anche gli auricolari Galaxy Buds Live che verranno proprio realizzati appositamente per questo prodotto. Non voglio pensare al costo di questa confezione, ma è sicuramente una confezione da sogno. Prepariamoci al 18 di settembre, pronto sul mercato.